Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Video un po' diverso dal solito perché oggi andrò a recensire in maniera molto poco professionale questi tre reperti dell'era videoludica moderna. Ora, mettiamo da parte questi due e concentriamoci sul primo. Il primo che andrò a vedere è un Famiclone, ovvero un clone del Famicom, una famosissima console che da noi è conosciuta come Nintendo Entertainment System. Ora, si presenta con un cavo per ricarica USB-C, no, neanche C, micro. Iniziamo benissimo, cavo AV per vedere il gioco sulla televisione nel caso abbiate poche diottrie, e ovviamente la console che sembra un Game Boy in tutto e per tutto, ma peggio. Ora, non vedo nessuna scheda SD. Se apro qui dietro abbiamo la batteria al litio, che comunque consentirà diverse ore di gioco. È una 1020 mAh. Wow, ma io ho una 1600 sul Game Boy Advance, comprata con un bel po' di soldini tra l'altro, ma comunque non importa. Non vedo micro SD, come dicevo, quindi andiamo, accendiamo. Abbiamo la voce inglese e cinese. Non so come si... Ecco, così si vede bene. Molto male però in realtà. Ecco, così dovreste vedere meglio. Praticamente sì, ha 500 giochi, ma sono tutti quanti del NES. E alcuni sono dei cloni fake, tipo Super Mario 16. Dal 10 passa al 14 e poi al 16. Kickmaster, Mighty Final Fight e Street Fighter 6 addirittura. Hanno messo Street Fighter 6 e Mortal Kombat con la C qua. Allora, facciamo un po' Street Fighter 6. Premiamo Start per giocare. Fighter 12 Peoples. Street Fighter 6. Ma è il primo Street Fighter questo. Ah, posso scegliere personaggio, certo. Ma sono con le skin diverse già addirittura. Ah, ci sono. Io prenderei Chun-Li, dai. Chun-Li gialla. Poverina. Sì, va bene, le caratteristiche ci interessano poco, sinceramente. Io vorrei solo combattere. Meno con A e con B, giusto? Oh mio Dio, mi fa la Duken. No, non mi fare la Duken, aspetta. Ok. Oh, dai però. Allora, no, come si faceva quell'attacco di Chun-Li? Quello mezzaluna? No, oh cavoli. Mena, Chun-Li, mena. Ma ho perso. Ne vedo giusto un altro, tanto per il sake of. E sarà proprio Super Mario Bros. Prima. Ok, il gioco sembra questo. Ah, con la B salta più in alto. Ok. La musica non è mai questa. Ok, cioè il gioco è questo, dicevo. Goomba maledetto, dammi il fiore, che però è un fungo perché il power up è progressivo. Ma che clone è? Ma come? Scusami! Salto sopra una lumaca e muoio? Cavolo, però sembra fighissimo, sembra. Va bene, insomma, tutti quanti i giochi e cloni del NES, e non solo a quanto pare, visto che il NES non aveva i tasti X e Y per dare i calci in Street Fighter, forse qui l'hanno mappato in maniera diversa addirittura, non penso, ma io voglio vedere com'è dentro. Se c'è una micro SD o se è una memoria integrata. Ah, eccola! No, questa è la batteria. E allora dove? Questo è il volume. Aspetta. Se sta qui sotto, vicino allo schermo, è jackpot. Oh no, è integrata?
cavolo! Memoria integrata! Che figata! Si so che non dovrei saltarmi così tanto perché è una cosa normalissima, ma... Cavoli! Non me l'aspettavo! Cavoli com'è caldo però lo schermo. Vabbè, fatto con 4 soldi, ovviamente. Ok, ok, va bene. Certo, sarebbe da provare anche su un televisore, ma al momento non ho un televisore che possa leggere quel tipo di cavetteria. Andiamo ora alla seconda, che è praticamente la versione Game Boy Advance e Super NES della console precedente. Se la prima era solo NES o comunque Game Boy anche, dovrebbe esserci qualcosa del Game Boy, non ne sono sicuro, però USB-C per la ricarica, abbiamo fatto un piccolo upgrade e cavetteria varia. Istruzioni poco chiare e accendiamo questa bellissima macchina. Si presenta in nero, l'ho scelta io nera. Abbiamo i tasti L ed R che sono davvero pesanti da premere e la batteria qui che andrò subito però a controllare perché sono molto curioso. Ecco qua. Ah, ma è una, tipo una power bank. Vabbè. Ok, ti lascio stare. Torna al tuo posto. Tranquillo. Oh, c'ho io. Non serve veramente la vita qui, ma perché è davvero tosto da aprire. Comunque, accendiamolo qui. Ok, al lato. Sap, come va? Oh, abbiamo Mega Drive. Partiamo col Mega Drive. Ah, e con L e R scorriamo i vari giochi. Famicom, PC Engine, Super Famicom. Ah, quindi c'è anche roba del NES? Ma questa è roba vera, mi sa. Ma queste... Ah, perché Adventure Island era tipo Super Mario 19, lì cos'era? Ah, ma questa è roba vera! Beh, allora sì. Qui parliamo veramente di una console un pochino più seria. Ma perché sta sulla Y? Game Boy Color! Attenzione, se abbiamo il Game Boy Color, allora abbiamo anche Pokémon. Abbiamo Yu-Gi-Oh!, ok. Telefang! Ah, il clone di Pokémon, quello però fatto male. Ah, abbiamo diverse versioni di Pokémon. Ah, ma saranno tipo le lingue? Silberne, sì. Pokémon Gold, ok, perché è inglese. Pokémon Silver, ah, ma non c'è italiano. Ah, che peccato. Pokémon Adventure, quel clone bruttissimo con Pikachu. E poi abbiamo il Game Boy Advance con Pokémon all'inizio. Ah, i giochi più famosi l'hanno messi prima. E abbiamo anche la ROM di Pokémon. Ebony Phantom, credo sia. Pokémon Vega, grande. Victor, che roba. Pokémon Dungeon, che bello. Pinball, Rubino e Zaffiro è di una bellezza unica. Mamma mia, che bel gioco quello che è. Ma abbiamo anche giochi originali del Game Boy Advance di Pokémon. Fire Red. Emerald, ma è diverso questo smeraldo? Anche Fire Red è diverso. Aurora. Ma proviamo un po' una... Allora, proviamo un gioco vero di Pokémon, ora che ci penso. Alto l'audio. Allora, c'è un piccolissimo delay nell'audio e sgrana tantissimo la musica, proprio va molto più di quello che è capace di sopportare. Ed è altissima. Allora, la musica non è proprio perfetta e anche lo schermo è un po' stretto rispetto al Game Boy. Per il resto però la velocità mi sembra normale. No, a parte l'audio mi sembra tutto quanto tranquillo. Penso però che da televisione dopo non sgrani così tanto alla fine. Vabbè, dai, però insomma funziona. Quindi va bene, direi. Certo, dovrei provare tutti quanti i giochi. Però per il momento mi sembra che funziona. Per resettare, start e select insieme, puoi fare un save state o caricare quello che hai già salvato. Ah, e ti spiega i comandi, certo. Ah, la musica del menu! Abbiamo anche Mega Drive. Alex Kidd in The Enchanted Castle, se non sbaglio, era il nome? O Land? Mamma mia, che bello Alex Kidd. Castle, sì. Rookie Town, questo l'ho giocato solo il primo livello
E non l'ho mai neanche completato a dire il vero. Oh, macchine. Ok, battimi, ti darò 50 soldi. Oh, ok, sasso carta forbice, no. A caso. Para 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 pa. Ha vinto lui. E sono morto. Ah, le faccio carta perché lui fa pugno. Però secondo me lui ti frega in base a quello che selezioni poco prima. Ha fatto carta anche lui. Vai, ho vinto! Dammi i soldi, dammi i soldi! Yeah! Però scappo perché c'è la macchina che mi inse... Degli aeroplanini minuscoli mi hanno ucciso? Ok, ok, sconfitti. Ma che è sto gioco? Oddio, quello era sasso, forbice. No, perché le macchine così all'improvviso spawnano? Ma che gioco è? Forse ho giocato... No, no! Shinobi World ho giocato io. Io però ho finito Miracle World più e più volte. Ah, ti dice anche la storia qui. Va bene, comunque funziona. Questo l'abbiamo appurato. Però com'è dentro? Questo però, a differenza dell'altro, ha una micro SD da 8 giga. Quindi insomma potete metterci anche i giochi vostri, se tipo Pokémon italiano nel caso. Comunque insomma è una console niente male, per cui c'è anche per levare la pellicola. Ma passiamo al pezzo forte. 50 euro di console, le altre le ho pagate 15 euro l'una e questa qui 50 euro. Ma li vale 50 euro? Scopriamolo! Si presenta con una custodia bellissima. Abbiamo caricatore USB-C, sì, però abbiamo anche per il jack audio USB-C. Ah, hanno fatto l'iPhoneata! Bravi, più che un'iPhoneata è una cafonata, ma comunque estraiamo il contenuto. Vediamo un po' la console come si presenta. Piccolina, devo dire, con la pellicola protettiva che non leverò ora. Tasto home e tasto di accensione da tenere premuto 3 secondi. Sapevo. Abbiamo l'analog, il D-pad, start, select, A, B, X, Y, ovviamente comunque qualunque Nintendo. Ma scusami, qui non dovrebbe essere coperto? Forse l'hanno, per sbaglio l'hanno messo prima di mettere la micro SD. Sì, questo pure funziona a micro SD. Ma posso spegnere da qui. Abbiamo anche il livello di luminosità. Oh wow, 0, ok, 0. La metterei a 7, sì, sta bene così. Language. Ovviamente non c'è italiano, figuriamoci. Wi-Fi. Vabbè, non so per cosa possa servire. Ma comunque, tema. Aubergine. Oh mio Dio, no. Nero è meglio, ok? Già va molto meglio. USB storage, ma cosa? La frequenza della CPU, puoi overclockarla. Ma che bello. Allora, oh mio Dio. Abbiamo anche retro arch per i... Oh mamma mia. Ah, per scegliere la console, proprio. Ma invece su game... Ah, che bello! Ma più o meno è la stessa cosa. Certo, di là su RetroArch ci sono altre console meno conosciute. Magari c'è anche il WonderSwan. Però qui abbiamo il Dreamcast. No, Crazy Taxi. Cioè, se... Non è possibile. Non è possibile che c'è Dreamcast Crazy Taxi. E non sta laggando per ora. Non sta laggando! Ok, puoi creare un file di salvataggio, però possiamo comunque giocare. Anche l'audio è buono. Ma è bellissimo. Ah, però i tasti sono mappati diversamente, quindi B e A. Ma è bellissimo.
Andiamo a Billy Joe, ma è bellissimo, oh. Oddio. Ma vibra. Ok, si guida con R. E con L si frena. Ah, posso anche cambiare marcia? Ok, l'audio inizia un attimino... Inizia a essere un po'... Scusa, ecco, arrivo. Ecco, vieni. Dai, vieni, c'è qualcuno? Niente. Non c'è nessuno. È un po' piccolo lo schermo. Questo sì che si dovrebbe un attimino giocare sul televisore. L'audio è pessimo, accidenti. Ah, ok, proverò un attimino con... poi con l'audio, con le cuffie, perché... Mamma mia, che bello, però! Però funziona! Accidenti! No, sono esterrefatto! Non pensavo funzionasse! L'audio non esiste proprio. Mamma mia! Ok, che bello! Oddio, incidente! È bellissimo! Aspetta, in pausa! Un attimino, è bellissimo sto gioco, mamma mia! Mi devo sentire l'audio con le cuffie ora. Allora, gracchia, ma... Oddio, non proprio tanto di meno, ma gracchia comunque. Ma ho trovato tipo il Santo Graal? Certo, per 50 euro non ci ho speso... 200 euro come un Ambernic, per dire. Però ragazzi, se riesce a far girare addirittura PSP, Nintendo 64. No, beh. E l'Hello non me lo dai? Non c'è l'audio in quello giapponese, non c'è parlato. Manca proprio... Ah, no, aspetta. Non so se è perché la versione giapponese, ma mancano proprio degli effetti sonori. Beh, questo non manca, ok? Ok, Mario che fa Yahoo deve esserci, perché sennò non è Super Mario. Ah, ma quindi è mappato diversamente. Ah, ho capito. E premo per forza questo. No, aspetta, cosa? Oh, cavoli. Oh, fastidioso. Fastidiosissimo. Allora. Proviamoci, dai. No, niente. Volevo provare a fare... È fastidiosissimo giocare, fare qui salto in lungo. Mamma mia. Ridge Racer per PlayStation Portable. Vediamo. L'audio non è proprio dei migliori. No, anche la velocità di gioco mi sa che non è... Oddio, no, la velocità di gioco forse è l'unica cosa normale. Forse. Non è mica male se riesce a far partire roba PSP. E Dreamcast soprattutto. Io forse PSP è un pochino più potente del Dreamcast, però... Ah, posso fare... Ah, in terza persona cambia tutto allora. Dai, non è male, eh. Allora, tra tutte e tre le console, ovviamente questa è la migliore. Beh, certo, spendi 50 euro, però per giocare qualcosina del Game Boy, anche l'altra da 15 euro non era proprio malvagia. Però, se proprio volete farci la spesa e non spenderci troppo, questa qui, tutta quanta roba presa da AliExpress questa, questa è roba presa a 50 euro, vi gioca... tutti quanti maggior retro game, poi ce li potete anche mettere perché comunque sia una micro SD qui sotto, quindi ben venga. Cioè, questa console potrebbe davvero rivelarsi buona, e poi c'è anche la frequenza della CPU che potrebbe davvero sbloccare un mondo incredibile. Insomma, per me i soldi spesi li vale. A delle app. Ah, non avevo già fatto caso prima.
Comunque, boh, questo era il video. Tre console, una migliore dell'altra per fortuna. La prima era un po' quello che era, non un granché. La seconda una via di mezzo, la terza è quella migliore di tutte, che certo non ha uno schermo grande, non si può collegare alla TV, però riuscire a giocare, insomma, roba retro, ci riesce con l'audio un pochino ballerino, fa schifo veramente, però ci si accontenta, ci si può accontentare. Ad ogni modo, il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, volevo portare qualcosina di diverso, insomma, una volta ogni tanto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e anche il link dove ho comprato questo fantastico gioiello tecnologico. Ad ogni modo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!